Po' Salute, il podcast della sana informazione. Bentrovati a tutti, qui Nico Parente dalla redazione di Web Salute. Oggi 20 dicembre 2021. Parleremo di nuove restrizioni e di come avanza il virus in Italia. Ancora parleremo di vaccini, le risposte del governo alle nuove varianti e poi in chiusura il ritorno a casa di un campione italiano e i risultati della raccolta fondi 2021 per quanto riguarda Telethon. Non c'è ancora nulla di deciso. In cabina di regia questa settimana passeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di Natale. A dichiararlo oggi il premier Mario Draghi in vista dell'eventuale stretta natalizia che verrà decisa ed eventualmente emanata tra giovedì e venerdì. Da oggi quindi Veneto, Marche, Liguria e Trento sono passate in zona gialla, anche se poi nel Veneto già da venerdì è stata anticipata con l'ordinanza emessa dal presidente Luca Zaia. E obbligo di mascherina invece emesso anche oggi con l'ordinanza del presidente della regione Lazio, Zingaretti, per quanto riguarda appunto la regione della capitale. E intanto buone nuove sul fronte della lotta al virus con l'approvazione oggi di EMA al vaccino Novavax. Nuvaxovid, il nome del nuovo siero a base di proteine indicato dai 18 anni di età in su. Il quinto quindi vaccino raccomandato nell'Unione Europea per prevenire il Covid-19 prodotto da Novavax ed è un vaccino a base di proteine indicato appunto con somministrazione di due iniezioni di solito nel muscolo della parte superiore del braccio e a distanza di 3 settimane l'una dall'altra. Per quanto riguarda invece l'avanzamento della variante Omicron in Italia, oggi si è tenuta la flash survey e stiamo raccogliendo i dati. Queste le parole a tal proposito del ministro della salute Roberto Speranza rilasciate alla ADN Cronos, che ha aggiunto: tra pochi giorni saremo pronti con i risultati. E a proposito di variante Omicron, oggi Moderna ha comunicato invece i dati relativi alla protezione legata alla dose booster, 37 volte quindi nel dosaggio da 50 mg fino a 83 volte in quello da 100, e quanto emerge quindi dai dati preliminari annunciati appunto oggi dall'azienda farmaceutica statunitense, che includono sieri di 20 riceventi il richiamo a ciascuna delle dosi considerate. Chiudiamo quindi come anticipato in apertura con due buone notizie. La prima che vede finalmente fuori dall'ospedale, ora a casa, Alex Zanardi a dare l'annuncio del ritorno e sotto il suo tetto dell'ex pilota campione paralimpico. La moglie Daniela Zanardi ha lasciato l'ospedale dove era ricoverato da un anno e mezzo dopo un terribile schianto contro un camion mentre era in handbike. Ora continuerà la riabilitazione a casa. Tanti auguri Alex. Fondazione Telethon chiude l'anno con una raccolta fondi di oltre 54 milioni di euro, cifra che racchiude l'intera raccolta del 2021, sottolineano quindi dalla fondazione, ottenuta grazie a tutti coloro che da gennaio a dicembre hanno scelto di sostenere la lotta alle malattie genetiche rare. Ringrazio di cuore tutti coloro che nel corso dell'anno hanno dimostrato vicinanza alla nostra missione, sostenendola con partecipazione e con la crescente consapevolezza di quanto investire in ricerca scientifica significhi investire sul futuro di tutti noi. Queste le parole di Francesca Pasinelli, direttore generale di Fondazione Telethon. E noi ricordiamo che fino al 31 dicembre 2021 sarà attivo appunto il numero solidale 45510. Per noi è tutto, vi diamo appuntamento come sempre domani alle 19 con Po' Salute, il podcast della sana informazione.